l'impossibilità di essere. No, no, l'impossibilità che ho avuto in questo amore, che ho un bambino, che poi alla fine ci siamo lasciati, e questa impossibilità di questa gelosia, possessione che lui ha per se stesso, verso gli altri, che io sono un oggetto, eccetera. E quindi è stato un amore impossibile, ci siamo lasciati. Ancora prima di lui, lui è stato il mio primo vero amore quando eravamo piccoli, poi dopo di lui ho avuto tutti gli uomini molto più grandi di me, dei 10 anni, dei 15 anni, lo sanno tutti questa storia di me. Era impossibile perché... Lui no, però ma io ce l'avevo come 15 anni, io ce l'avevo 15, su, e so tanto. Ma perché tu eri minorenne, una disgraziata. No, non solo, anche a 22 anni ce stavo con un ragazzo che era molto più grande di me. Praticamente io con un ragazzo della mia stessa età non mi trovavo, perché magari mi pagavo l'affitto già da tempo, avevo degli impegni differenti da un coetaneo mio, ci trovavamo che ho avuto relazioni molto lunghe poi, 6 anni, 2 anni, 3 anni, altri 6 anni con un'altra persona, però poi alla fine mi chiedevo il figlio. Temo che noi scambiamo per me era la normalità difficile, sostanzialmente con gli amori impossibili. È possibile perché poi volevano dare dei figli e per me diventava impossibile. Professore? Sì, sicuramente posso dire una cosa sul tema, velocissima, a Floriana. Un conto gli amori impossibili e un conto gli amori che rendono la vita impossibile. Il tuo caso mi sembra emblematico. No, io vorrei lui, qui per me è impossibile, io lui lo vorrei, perciò per me è diventato impossibile. Okay. Allora, sentiamo Marta che ancora non ha espresso il suo pensiero. Allora, io dico, se si va proprio nella tragedia, sono innamorato di un drogato, sono innamorato del parente più vicino a mia madre, cioè quelli sono amori impossibili tra me. Ma ci sono degli amori impossibili che sono anche quelli di carattere, e in realtà io penso che noi donne, non tutte masochiste necessariamente, siamo molto attirati dall'amore impossibile perché è meno noioso, è più passionale, ci fa vivere grandi emozioni. Quando poi l'amore impossibile, professore, diventa possibile, muore. No, ma è vero, io parlo per me, amore. No, pessimista, perdo un po' di fascino. Sì. Scusa, ma se uno vuol farsi la famigliola, tutto tuo, tutto mio, quello è un discorso, ma ci sono tante altre persone. Quindi ci sono delle persone che amano avere emozioni forti. E le emozioni forti con il condominio da pagare, portato la macchina a aggiustare, mamma, papà, che ti ha detto? La quotidiana t'ammazza. Io, per esempio, essendo fidanzata con uno straniero, io con uno straniero sto benissimo. Quello sta là, mi vede, se mi vede anche, è contentissimo. È un amore difficile, a proposito di stranieri, apriamo una piccola parentesi e vediamo questa storia di un amore che sembrava impossibile, quantomeno molto difficile, e invece a quanto pare è molto possibile. Lazzari. Se un anno fa qualcuno avesse parlato di un amore tra George Clooney ed Elisabetta Canalis, lo avrebbe fatto magari per gioco sugli amori impossibili. Perché l'amore è amore impossibile. Lui, superstar americana, è uno che può posare lo sguardo dove vuole. Lei, ex velina, provetta attrice, conduttrice TV, è un po' una cenerentola vista con gli occhi di una star hollywoodiana, ma questa è proprio la dimostrazione che quelli che si possono ritenere amori impossibili o comunque difficilmente realizzabili, alla fine, come in una favola, diventano reali. Guardate. E così arriviamo alle ultime ore e vi mostriamo in anteprima ed in esclusiva le immagini dell'amore tra George Clooney ed Elisabetta Canalis. George, dagli sto bacio a sta bella ragazza. L'attore dall'Abruzzo si è spostato a Roma con il set del film L'Americano. Sta girando alla stazione Termini. Attenzione. L'altra, Gianni, l'altra. Durante una pausa dalle riprese del film, il divo George fa una bella camminata per andare a mangiare, pranza e poi torna sul set. Vi facciamo anche vedere una scena in anteprima. Un ragazzo gli dà il via e lui inizia a camminare con dei borsoni. Ma dove mi ha detto Marco? Marco ha detto vieni dietro il binario. Dove sta Marco? Una volta la gira stanno. Ed Elisabetta Canalis, quando lui gira il film, lavora per un programma musicale, ma alla sera i due si ritrovano, sempre a cena e sempre in uno dei ristoranti della capitale. Queste sono le esclusive immagini del loro ultimo incontro. Vai, Ciccia, la macchina, corri!
Eli, dopo aver fatto provare diversi ristoranti giapponesi al fidanzato, quelli che lei ama, lo ha portato stavolta ad un ristorante sardo per mangiare specialità della sua terra d'origine. Ma guardate e sentite attentamente quello che dice Clooney. Ogni volta ha un'estrema cura ed attenzione per la sua amata ed infatti si rivolge ai fotografi e dice in italiano, scusi. Questo per fare spazio e permettere a lei di entrare in auto. Questo accadeva l'altra sera, poi aveva avuto la stessa cura ed attenzione per Elisabetta Canalis anche altre volte. Insomma, un gentleman d'altri tempi. Ed allora, di fronte a lui, tutto si capovolge. Non è più il suo l'amore impossibile, ma diventano imparagonabili, se non impossibili, la maggior parte degli altri amori. Allora, è bravo comunque Max Lazzari che ha beccato George Clooney proprio sul set del film, ieri a Roma. Allora, amore impossibile, non si lasciano mai, questo è possibilissimo. Il giorno che non li fotografa più nessuno, che succede? Io credo che questi siano amori complicati dalla fama in questo caso. No, questo è no, per carità, non abbiamo detto che è un amore impossibile, è un piccolo. C'è un'altra cosa, come prima ho detto che l'amore impossibile è possibile. C'è un contratto che c'è sotto. Non si mai. Senti che è malizioso. Però io non credo che sia. Io neanche. Io penso che sia. Intanto mi permettete di salutare Isabella Fanelli. Buon pomeriggio. Che è una bella signora che ha vissuto, a suo dire almeno, adesso amore. Sentiremo un amore insomma impossibile, amore impossibile o quantomeno difficilissimo. Anzi, ce lo racconti subito in un minuto, Isabella. Brevemente. Io sono stata una persona sposata per due volte divorziata, o per vicissitudini varie, così non volevo più avere nessuna relazione, nessun tipo di unione, proprio perché la mia vita era dedicata esclusivamente ai miei figli. Poi un giorno ho incontrato questa persona che a suo dire, insomma, ci siamo presi entrambi, ci siamo innamorati. E sinceramente era un uomo libero, un uomo che non era libero, e questo secondo me sono gli amori impossibili, perché comunque cioè, non ti permettono un'altra esattamente un'altra realtà, un'altra situazione. Chiaramente si inizia un po', dici, magari una cosa che poi alla fine, cioè, lasci perdere, magari no, ce la perché farò. No, beh, quello uno magari spera che le cose in qualche modo, visto, cioè, dal suo dire sembrava comunque che era una lei ha portato avanti. Beh, io l'ho portato avanti, e anche lui, giustamente, cioè si cercava proprio di non lasciare prendersi, perché io non ci stavo bene dentro questa cosa, perché non volevo assolutamente mettermi in mezzo a una situazione che già. Però chiaramente quando uno prova del lasciarsi sentimento... Lasciarsi prendersi, che vuol dire? Quante volte vi siete lasciati? Sarà successo un centinaio di volte nel giro di una vita pure di lasciarsi. Perché è stato un amore che è devastante praticamente. E poi che adesso? Chiaramente no, basta. Perché finito. Ma è assolutamente sposata l'altra persona? Esattamente. Ah, e quindi no, io penso che sia un amore che comunque è impossibile, perché chiaramente... Però si sa, mi scusi, quando... Quando lei ha cominciato, non è che quell'uomo le ha nascosto la verità, immagino. No, assolutamente. Quindi lei infatti sapeva in quale situazione io ho la grande metteva. Fortuna che infatti... non riesco a innamorarmi mai tutta la vita. Di se uno qualcuno sposato. È già, ah, proprio che bello. Cioè, non mi piacciono le cose che mi fanno male da mangiare. C'ho una grande fortuna perché non mi piace. Veramente? Sì, ti giuro. E poi non ho mai avuto, infatti non ho mai avuto amante, mai stata amante. C'ho una fortuna non per etica, proprio perché non mi piace. Ormai... Sì, ma anch'io sono esclusiva. Però volevo dire, sull'amore impossibile, quello vero, credo che il professore mi conforti in questo, quello non difficile, proprio impossibile, c'è un problema quando dura di più di quello che uno prevede, ma c'è anche una grande risorsa, professore, mi dica se è d'accordo. Vai. È il fatto che ogni giorno tu sai che questo amore finirà, dunque ogni giorno tu lo tieni come un fiore. Perché tu sai che finisce. Cioè, questo significa, professore, questo significa farsi male. Lo vivi come fosse l'ultimo. Non significa farsi male. Però è fondativo dell'amore. È il gioco delle carte.